Ciao a tutti, oggi vi farò vedere come realizzare un paio di orecchini. E allora, ovviamente ci servirà una base da orecchino, questa con un anellino dove possiamo poi agganciare la parte sotto dell'orecchino, dei chiodini al numero 9, dei chiodini a pallina corti come questo per realizzare dei piccoli ciondolini con i cristalli. Vedete, sono molto piccoli, quindi non serve un chiodino molto lungo. E poi una nappina a fiore, un pompon. Questi è una goccia nel colore avorio, una coppettina che poi ci servirà da mettere qui sotto, e poi un altro orecchino colore verde Tiffany con questo tipo di nappine col nastrino di organza. Fatta in organza, coppettina anche per questa qui, vedete, per andare a coprire quello che è il forellino e ad abbellire la parte sotto, la base da orecchino nel colore rodio a forma di fiore e qualche cristallino sempre nel colore crystal, due anellini. E possiamo cominciare. Allora, per prima cosa vi faccio vedere come si crea un ciondolino con i cristalli. Possiamo mettere all'interno del chiodino uno o più cristalli. Ci servirà una pinzettina a punta di cono. Si crea questo giro attorno alla punta in questa maniera qua. Si prende una pinzetta con le punte piccole, prendiamo l'estremità del chiodino e facciamo un giro attorno al ciondolino, così da creare questo nodo che sarà impossibile da aprire. Col tronchisino tagliamo l'eccesso e con le pinzette a punta piatta andiamo a chiudere meglio la parte del chiodino che fuoriesce, così che non si andrà a impigliare su magliette, cappotti o tra i capelli, non andrà a pungere. Ecco qui. Stesso procedimento per tutti i ciondolini che andremo a creare, ne faremo due o tre per andare ad abbellire l'orecchino. Stesso lavoro di prima. Prendo la parte superiore, giro. Eccoci qua in posizione, con la pinzetta a punte piatte afferro l'estremità e faccio un giro attorno al ciondolino e si è formato il nodo. Tagliamo l'eccesso con la tronchesina e con le pinzette a punta piatta chiudiamo l'eccesso. Ecco qua, ne creiamo un altro solo e abbiamo finito.
è fatto anche l'altro ciondolino. E adesso iniziamo col nostro chiodino al numero 9. Apriamo la solina, inseriamo la nappina e chiudiamo per bene il chiodino. Facciamo un mezzo giro così da essere certi che non sfugga. Addrizziamo un po' ed ecco qua. Andiamo a inserire nel chiodino in questa maniera, così, i ciondoletti creati prima. Vedete? Da fare un gruppetto sotto la coppetta. Cerchiamo di metterli sparsi, ecco così, la goccia. Allora, abbiamo inserito la nostra goccina, mettiamo anche un cristallino così da rifinire un po' meglio, e un pompon. Creiamo un naso lassù con la pinzetta bicono sempre. Chiudiamola bene. Ecco qua, in questa maniera. E poi con un anellino andiamo a unirlo alla base dell'orecchino. Si apre l'anelletto. Ed ecco qui il nostro orecchino. Ora realizziamo anche l'altro. Sempre chiodino numero 9. Coppettina. Una goccia verde Tiffany. Un cristallo nel colore trasparente. E poi sotto andremo a mettere questi ciuffettini. E allora, intanto tagliamo l'eccesso del nostro chiodino. Richiudiamo l'asola del fiorellino, potremmo lasciarlo anche da solo, e io ho deciso di metterne due per creare più scena, come se fosse un ciuffetto sotto. Ecco qui, abbiamo l'anello congiunzione,
di questi anellini esistono diverse misure, diversi colori e anche diverse forme, perché esistono anche ovali. Stiamo sempre attenti a unire bene le due parti. E avete visto delle nozioni basi di come poter realizzare un orecchino a goccia. Tutti i materiali che ho usato li potete trovare sul nostro sito ArtBijouLab. Ed ecco a voi un paio di orecchini. Spero che il video vi sia piaciuto. Al prossimo tutorial!